Salve a tutti ragazzi, sono Jayshakun e benvenuti in questo nuovo video sempre su Kingdom Hearts Union Cross. Oggi ragazzi è il 4 maggio 2018 e questa è la seconda prova di questo video, perché l'avevo già registrato, ero tutto convinto, vado ad editarlo. Parte e sento solo la musichetta, dico, ma la mia voce? E poi mi sono ricordato che avevo disattivato il microfono nell'applicazione tempo fa. Per fare una prova e quindi rieccomi qui a rifare il video. Avevo fatto anche i pull, adesso vi spiego di cosa. E purtroppo, ragazzi, ve li siete persi, ma tranquilli che non c'è stato niente, assolutamente niente. Allora, partiamo con ordine. 1 maggio, Monthly Gem Quest di maggio, ovviamente, dura fino al 1 di giugno. 2 Power Gem, 2 Speed Gem e una Magic Gem, povera, la più sfortunatella, perché, cioè, dalle tutte 2-2-2 dice no, perché dopo il VIP chi me lo compra più, eh? Cioè, loro fanno questi anche ragionamenti, secondo me. I Killed li vedete nel banner, abbiamo il Treasure Trove, Lady Luck, Counterpoint, Ferrir e Missing Age. Li avete tutti al 25, anche qualcosa di più, avete le medaglie recenti compresa Kairi, non avrete nessun tipo di problema se non è l'ultima, però riuscirete comunque sia a farle tutte, a prendere tutte queste gemme che sono fondamentali. Back, ovviamente ragazzi, c'è stato anche l'update del Colosseum che dura sempre fino al 1° di giugno tutto il mese. Abbiamo il GDD Ears Raid Boss Omega Perk più 5 come Avatar Parts. E la nuova skill che riceveremo se entreremo nella top 10.000 almeno, abbiamo il Defense Boost 5, non max. Vabbè, ce ne faremo una ragione, non è manco arrivato il Defense Boost 4 max, se non ricordo male, però ce ne facciamo una ragione due volte. E è buono, sì, assolutamente ragazzi, se avete le medaglie giuste potete grindare, scalare il Colosseo, fatelo. Se non riuscite a prendere due, ancora meglio. Non si sa mai. Fidatevi di me, non si sa mai. Andiamo back. Parliamo di questo Damage Contest, che in realtà non è un Damage Contest. O forse sì, buono, insomma, assolutamente no. Sono solo 9 quest che durano fino al 10 maggio, dove potremo ricevere il Colorful Balloon Spirit Part. Lo vedete lì. Alquanto carino, sì, lo ammetto, perché sono tutti colorati, quattro palloncini colorati, ci piace. Però, only tier 3 or below medals allowed. Quindi, ragazzi, solo le tier 3 o inferiori come medaglie. Non potremo utilizzare la medaglia amico. E quindi dobbiamo cavarcela da soli. Se siete giocatori veterani, quindi che giocate da sempre, non avrete nessun tipo di problema. Se avete giocatori recenti, avrete molti problemi, anzi molto probabilmente non riuscirete assolutamente a finire tutte le quest, purtroppo. E non penso che verranno mai reprintate, o forse sì, intendo le medaglie dell'organizzazione che erano tier 3, però stanno rifacendo le tier 8 ogni mese, quindi ragazzi ricordatevi, 13 di questo mese molto sicuramente arriverà la nuova medaglia dell'organizzazione tier 8, quindi stay tuned. E niente ragazzi, penso otterrete 20-30 jewels a quest inoltre. 9 quest, wow, si sprecano sempre. Back. Limited time, Stained Glass EX Plus. Ma ancora? Ebbene sì ragazzi, perché queste sono le varianti Speed, Upright e Reversed, ovviamente. La formula è sempre assolutamente quella, quindi ogni pull abbiamo garantita 3 8 metal, 3 magic mirror e 9 medaglie rarità 5 o superiore. E il primo pool, ragazzi, è gratuito. Sono garantite in 5 pool, ovvero in 4 perché il primo è garantito, quindi noi dovremo uscire solamente 12.000, solamente tra virgolette, 12.000 jewels per ottenerle. Andiamo a vedere un po', ovviamente, le artwork bellissime. Sempre belle ragazzi, le artwork a mio parere su questo gioco sono sempre veramente ben accette, molto più della musica a volte.
però questo è un discorso a parte, forse lo affronteremo in qualche altro video. Durano fino al 22 di maggio, sono tutte allineate, ragazzi. Le Stained Glass in questo momento, i banner sono tutti allineati, quindi finiscono tutti esattamente fra 17 giorni. Qui ci ricorda che possiamo ottenere le varianti boosted, ovviamente, delle due Stained Glass, la numero 5 e la numero 6, con 1000 attacco e 1000 difese in più. Vediamo un attimo le medaglie, molto molto belle. Soprattutto la numero 6, la reverse, è veramente bella, ragazzi. A me piace veramente tanto. Avrò detto veramente 18 volte, però va bene comunque. Andiamo a vedere la variante Speed Upright, è la stessa cosa, però reverse sarà per la numero 6. Tier 8, Target Hall, costano 2, 10, 82, 15, 46. Il moltiplicatore al livello massimo di Guilting. Applicano 6 hit, per un turno aumentano la strength, la Upright Strength e la Speed Strength di 7, diminuendo la Target Death di 4 e la Speed Defense di 7. Non solo, speso l'attack bonus più 40% e infliggono più danno se lo slot in cui la mettete è minore, quindi se la mettete al primo slot ovviamente farà più danno piuttosto che all'ultimo. Fidatevi ragazzi, la differenza di danno si sente parecchio. Cosa fa invece la numero 6? È Speed Reverse, sempre uguale a quella sopra, solamente che invece di aumentare la Pride Strength, aumenta la Reverse Strength, chiaramente. Considerazioni sulle medaglie? A parte l'aspetto. su quale Keyblade li vedo più a fuoco? La numero 5. Sinceramente non ne vedo il senso di andarla a prendere, perché lo Sleep Lion ha dei moltiplicatori veramente bassi, ragazzi. Spero che li aumenteranno in qualche modo. Adesso con i booster ci sarà modo, però i boosters sono cose limitate. Io vorrei una cosa un po' più estesa. Quindi non so, lo Sleep Lion ora come ora è veramente brutto come moltiplicatore, quasi simile a Lady Luck, diciamo, e quindi è una cosa veramente triste. Non la vedo a fuoco su nessun Keyblade forte, sono sincero. E la cosa mi dispiace perché ho tante medaglie Bright Speed, ma non posso effettivamente combinarle in un Keyblade. Per quanto riguarda la Stained Glass numero 6, invece, la vedo molto a fuoco sul Divine Rose, la vedo molto a fuoco sul Missing Age, che hanno entrambi moltiplicatori abbastanza alti. Il Divine Rose non tantissimo, ok, però il Missing Age è una bestia, ragazzi. Sì, non abbiamo le Copy Medals Reversed Speed, l'unica che è uscita mai, è uscita solamente in JP, non è mai arrivata qui per adesso per problemi di licenze, copyright e quant'altro. Quindi noi effettivamente non abbiamo copie nel Missing Age, però se avete delle medaglie reverse speed veramente forti, Missing Age maxato di livello, quindi al 35, secondo me è un ottimo acquisto. Anche arrivare alla Mercy è un ottimo acquisto, perché questa medaglia farà la differenza, ve lo assicuro. Stessa cosa nel Divine Rose, se la mettete al secondo slot, mi pare. Se avete una carry EX con extra attack, molto molto meglio. Nel Divine Rose parlo in generale, una carry con extra attack è il sogno di tutti. Però io ci ho rinunciato, ragazzi. Non ho extra attack manco su una copy medal, quindi immaginatevi se la becco su carry. Vabbè, altri discorsi. Quindi, a mio parere, la Speed Upright non ha molto senso in questo momento, la reversed speed invece ha molto più senso. Fate voi ragazzi, i jewels sono vostri, io non pullerò da nessuna delle due perché nonostante ho delle medaglie reverse speed buone, il mio Missing Age ha messo abbastanza male e quindi non ci spreco i jewels. Sicuramente prenderò o Riku e o Aqua, che le vedo più a fuoco. Però devo ancora pensarci, mancano 17 giorni, tutto può cambiare, tutto può
arrivare soprattutto, non si sa mai, non si sa mai. I Mezuels sono lì. Se siete curiosi di sapere cosa ho trovato nei due pool gratuiti delle stand glass numero 5 e numero 6, ve lo dico subito: niente, ragazzi, ho trovato solamente le rispettive trait medal garantite. Da questo video è tutto, noi ci vediamo a un prossimo. Ciao a tutti, ragazzi!